partita sicuramente importante, soprattutto per Corte Miglia. La Alba, l'Albesa, è già matematicamente ai playoff e quindi questa volta, come dire, è il fratello Paolo che, come dire, deve lasciare spazio, deve dare qualche possibilità al fratello Massimo di arrivare ancora nei playoff. Sì, credo che non abbia problemi neanche Massimo, se non stasera, magari tra domenica prossima. È una partita interessante perché vedi di fronte le prime due in classifica e vede di fronte, tra l'altro, l'unica, cioè l'Albesa è capolista con una sola sconfitta e affronta l'unica squadra che l'ha battuta finora, perché l'unica sconfitta Bene. Dell'Albesa è stata in casa all'andata contro Corte Miglia, quindi questo è anche uno spunto in più magari per questo incontro, che chiaramente vede in campo dei protagonisti in grado di dare spettacolo. Peccato anche per il pubblico, che è forse un po' inferiore alle attese, ma il clima e la pioggia che insomma colpisce molte zone delle Langhe. Io ho preso pioggia da Alba, sì, sta piovendo fin quasi a Corte Miglia, tranne qua a Corte Miglia. Infatti, quindi magari un po' di pubblico in più poteva esserci, perché comunque l'incontro è sicuramente di cartello. Non c'è solo Corrado Locco, c'è anche Paolo Tibaldi. Paolo Tibaldi è un attore albese che viene a darci un supporto, un colore, dà un po' di colore. Noi raccontiamo un po' il bianco e nero, tu vieni a raccontarci un po' il colore, ma voglio cominciare con una domanda tecnica invece, visto che so che studi, vai a vedere le classifiche, ti documenti, eccetera. Una classifica praticamente a metà, staccata a metà, prime sì, 5, sì, seconde 5. Ho proprio fatto caso venendo su e quindi è abbastanza netta la distanza tra i primi 5 e i secondi 5. Che sono poi play-off, che saranno poi le squadre che giocheranno play-off e play-out. Intanto il primo pallone battuto da Paolo Paolo Bacchetto. Sì. Ma magari, magari. Te piacerebbe. Battessi un pallone così, con tutto il rispetto. No, ma certo, ognuno faccia il suo mestiere. Una volta mi è successo di provare a fare la crema pasticcera, non mi è venuta, sono andato dal pasticcere e gli ho detto dammene un chilo, perché non sono stato capace. Lui mi ha risposto, anch'io ho avuto problemi col saggio di Natale. Vedi, no. Ognuno deve fare il suo mestiere. Tra l'altro crema pasticcera che è molto difficile da fare, sì, quindi non è una cosa facile. Come il primo pallone di Paolo Vacchetto, ribattuto dal fratello Massimo, prima caccia messa, il secondo di Paolo Vacchetto, abbassa Massimo e ferma Roberto Drago, una caccia sulla metà campo. La prima credo sia qualche metro più in giù. Io vi chiedo un po' di supporto, soprattutto a quest'ora della sera, perché come avevo già dichiarato in precedenza ho qualche problema con la vista a distanza e vedo che però Corrado inforca gli occhiali. Io molto presto li avrò, non appena mi saranno consegnati, di modo che poi non mi lamenterò più. Ma ecco, intanto la palla battuta da Paolo. Questa sera parleremo di Paolo e di Massimo, così cercheremo, non ricaccia benissimo Massimo questo pallone, lo aspetta al salto Paolo che ci entra dentro, spinge giù questo pallone, corre al volo Massimo che poi abbassa ed effetta questo pallone, tanto da mettere una caccia sui 30 metri. Corrado, dicevamo, una classifica un po' spaccata a metà, sembra che ormai si stiano delineando le prime 5 e le seconde 5. Sì, spaccata a metà e con due turni in programma in settimana, credo che potremmo trovarci domenica sera o lunedì con l'ultimo incontro già con una classifica ancora più definita, quindi diciamo che si sta determinando già abbastanza bene quello che potrebbe essere poi la griglia dei play-off e dei play-out. Le due giornate che vivremo in questi giorni, che iniziano stasera, potrebbero chiarire già, non dico tutto, ma molto nella composizione poi dei gironi della seconda fase. Meteo permettendo, naturalmente. L'ultima caccia messa sui 35 metri, noi facciamo il primo cambio di campo. Prima battuta di questa partita di Massimo Vacchetto. Ci giochiamo la prima caccia, è laggiù sui 35 metri, ben battuto questo pallone che tocca il muro basso. Ci sta ancora Paolo Vacchetto, vediamo se è buono questo pallone. Si ricaccia Massimo, mamma mia, un pallone molto alto. Ancora volo di Paolo, guarda che effetto che ha questo pallone. E poi chiedono fallo a Riccardo Maestro, lui dice assolutamente no, l'ho toccato solo col pugno. L'arbitro assegna il primo 15 della partita a Corte Miglia, in vantaggio 15-0. Formazioni che si distinguono, ma non più di tanto, a livello di colore di divisa, anche se l'abbiamo vista da vicino, questa nuova divisa del Corte Miglia ha un color nocciola. Oggi è vestita di color nocciola, mentre il classico... Forse non a caso, forse una scelta non casuale, visto anche lo sponsor.
con i calzettoni marroni, credo si sia visto raramente, dei calzettoni marroni non mi ricordo di averli direi color mai manteca di nocciola. Manteca di nocciola. Vediamo intanto questa caccia come dovrebbero prenderla gli albesi e pareggiare 15. No, intanto dico una cosa, ma in realtà l'abbiamo notata insieme io e Corrado prima, c'è già stata un bel riscaldamento dove si sono visti, nonostante fosse solo un riscaldamento, una serie di colpi molto interessanti che fossero state partite. Avrebbero suscitato l'applauso del pubblico perché al volo senza problemi da una parte all'altra quasi a sfiorare i 90 metri di distanza. Intanto Fabio, prego. Abbiamo Massimo che va ad affrontare questa battuta leggermente a largo, la caccia sui 30 metri, ricaccia Paolo molto bene, la palla che torna in profondità, si salva praticamente quasi alle corde Massimo, ma non riesce a contrastare questo colpo ricacciato da Paolo con il vantaggio dell'Albeisa in rimonta per 30-15. Tra l'altro volevo condividere con voi una delle battute che in queste serate, in queste partite tra i fratelli Paolo e Massimo non può mai mancare. Una delle battute che si sente sempre è quella: stasera ui bagna vacchette. È qui la garanzia per il nostro amico e collega Gibo, che ama da matti questo modo di dire. Vediamo intanto come va a finire questa caccia. Si salva molto bene Massimo Vacchetto, abbassa Paolo, boffa davanti alla caccia, 30 pari. Allora, so che morivate dalla voglia di farmi delle domande questa sera, ve ne suggerisco una. Quante volte si sono affrontati Corte Miglia e Alba nella storia della pallapugno? Ammetto che non la so, quindi non mi sbilancio lì. È Mario Pasquale che fa questi tranelli, infatti. Io ho una domanda: quante volte Corte Miglia e Alba si sono sfidate? 24 volte. E siamo 12 pari, 12 volte ha vinto Corte Miglia e 12 volte ha vinto Alba, e quindi questa sera una delle due passerà in vantaggio in questa... Nella storia proprio? Nella storia, sì, nella storia. Dal 1912, quando è stato assegnato il primo campionato. Diciamo che Corte Miglia c'è stato un periodo di inattività abbastanza lungo. Ha meno campionati di Serie A alle spalle rispetto ad Alba, che è stata quasi sempre, insomma, tranne qualche periodo oscuro, ma insomma, era quasi sempre in Serie A, quindi anch'io pensavo di più, ma tutto sommato non mi stupisce, perché comunque appunto, la storia pallonistica di Corte Miglia in Serie A è molto più breve, anche se come negli ultimi anni è molto, molto gloriosa. La battuta di Massimo Vacchetto ricaccia Paolo e poi un grandissimo colpo a braccialetto con il suo mancino, non si passa lì vicino al muro, di Francesco Rivetti, che mette una caccia sui 70 metri. Cambio campo. Pronto in battuta Paolo Vacchetto, la caccia leggermente favorevole alla pallapugno albesa, siamo intorno ai 30-32 metri, ecco la sua rincorsa. Ricaccia Massimo, troppo largo il pallone di Massimo Vacchetto che va a colpire la ringhiera, la parte superiore della ringhiera, 40-30 per la pallapugno albesa, e adesso una caccia favorevole a Corte Miglia. La rincorsa e la battuta di Paolo Vacchetto, che deve forzare molto il colpo, spingere più che può questo pallone nel cielo di Corte Miglia. Ricaccia Massimo, un colpo che poteva forse essere interpretato un po' meglio da Nenad Milosiev, e da lì poteva anche fargli lo scherzetto di conquistare una caccia favorevole a Corte Miglia. Si va sul 40 pari. Intanto non abbiamo ancora salutato il signor Carlo, per la prima volta in questa nuova stagione 2023 di pallapugno salutiamo il signor Carlo, che è il segnapunti ufficiale di Corte Miglia, che ha segnato 40 pari, la ruota l'ha girata, siamo al primo vantaggio, possiamo vedere di mettere fino a due cacce. Ricaccia Massimo, questo pallone andrà ad attaccarsi molto al muro, sono dolori per Paolo Vacchetto, che poi deve accontentarsi di tenere il pallone in campo e mettere una caccia sui 25 metri.
Per quanto riguarda il conteggio degli scudetti, salutiamo Mario Pasquale che è velocissimo nel rispondere. Alba ha vinto 18 scudetti nella storia della pallapugno, 3 invece per Corte Emilia, ce ne ricordiamo gli ultimi due negli ultimi due anni con Massimo Vacchetto, e il terzo nel 1993 con Flavio Dotta, conquistato da Flavio Dotta. In classifica 18 Alba e 14 Cuneo per quanto riguarda il numero degli scudetti vinti. Vediamo se mettiamo anche la seconda caccia con la battuta di Paolo Vacchetto, la risposta al volo di Massimo. Un missile terra-aria, deve salvarsi come può Milosiev per non commettere fallo. La seconda caccia che praticamente è sempre laggiù in fondo, intorno ai 20-22 metri. Altro cambio di campo. In battuta è tornato Massimo Vacchetto, ha due cacce leggermente favorevoli. Vediamo Paolo come risponde al colpo, risponde molto bene, risponde a tono alla battuta di Massimo, che poi cerca ancora di impensierire il terzino al muro Lorenzo Bolla, anzi di fare intervenire, ci prova Bolla ma non riesce a trattenere questo pallone abbassato da Massimo Vacchetto. 40-30 per Corte Emilia. 40-40, mi piace più 40, come si dice 40 in spagnolo? Lo chiedo al nostro regista Andrea Icardi. 40? 40 mi sembra più pugliese. L'altra caccia è sempre lì, la battuta è sempre quella di Massimo, ricaccia Paolo. Questo pallone rimane in campo, molto alto, al salto, va ad attaccarsi un po' il muro, ma ci sta ancora Massimo che gioca, la palla passa. È il primo gioco dopo 13 minuti qui a Corte Emilia. Sferisterio, campione d'Italia nelle ultime due stagioni, il Marchisio Nocciole Corte Emilia passa in vantaggio 1-0 con la pallapugno al Beisa. Un saluto a tutti voi che ci state seguendo in diretta in questo martedì sera. Un saluto da Fabio Gallina, un saluto da Paolo Tibaldi e Corrado Locco, un saluto dal nostro regista Andrea Icardi con Sebastian alla macchina da presa. La battuta di Massimo Vacchetto, ricaccia Paolo, la palla torna giù, deve colpire al volo Massimo, altrimenti non ci sta più sul campo. E poi chiedono fallo a Drago, l'arbitro segna la caccia sui 35 metri. Allora Paolo, so che hai altre domande da farmi, ad esempio potresti chiedermi Anzi, te le chiedo io, sì. Ti faccio io delle domande, visto che tu sei di Alba e queste cose le dovrebbe sapere, intanto che Massimo va a battere questo pallone. Vai. Ben battuto questo pallone che va a toccare il muro scendendo, ricaccia Paolo. Tanto è successo un po' in questa battuta quello che mi anticipavi prima, no? E fallo di Massimo. Oltre la rete, quindi 15-0. No, dicevo, quello che mi dicevi prima, mi parlavi, hai notato, come notano tutti, questa inclinazione del muro nella parte azzurra. Quindi se la palla scende e colpisce lì... Sì, ha proprio una sua fisica, una sua geometria particolare il muro di Corte Emilia, perché se la prima metà con la griglia è abbastanza lineare, la seconda metà, sia nella parte superiore del tetto, sia nella parte bassa, ha queste... due caratteristiche che non le chiamerei defezioni, sono proprio caratteristiche pure. Come tu ben sai, intanto bellissimo colpo di Massimo Vacchetto, Paolo, e poi non trattiene Maestro, viene poi fermato il pallone sui 40 metri da Boffa. No, come tu ben sai, essendo tutti e due albesi, sapete benissimo che al Mermet c'è la famosa pupa, questa sporgenza in alto. Qua invece c'è in basso, come vedete, proprio nella parte azzurra bassa, prima della rete, c'è questa sporgenza. La pupa bassa, esatto. Allora, 87 partecipazioni. No, è l'unica cosa che avevo scorto, se me lo chiedevi potevo risponderti quasi a sorpresa. Scudetti? 18. Secondi posti? 7. 16. Ah, 16. Quindi vuol dire che è andata 34 volte in finale su 87 partecipazioni. Grazie a Mario Pasquale. Sì, esatto. Anche questa volta. E poi commette fallo Riccardo Maestro, un pallone che andava giù di una pressione incredibile. 30-0 per la pallapugno al Beisa.
Cortemiglia invece 15 partecipazioni in Serie A, ha vinto 3 scudetti e 2 secondi posti e quindi ha giocato 5 finali complessivamente. Questa è la situazione, grazie a Mario Pasquale. Ma ho altri numeri che riguardano Massimo e Paolo, ma ve li dirò tra poco. Tra poco, sì, sì, sì. Intanto Corrado si prepara le domande. (ride) 30-0 per la Pallapugno Albesa, costretto a rincorrere Massimo in questo secondo gioco. Massimo che è venuto qua a pochi metri da noi a ricaccio con Paolo in battuta, una battuta corta ma insidiosa del capitano della Pallapugno Albesa, che poi allarga questo pallone e conquista questa caccia. Gioca molto bene questo pallone Paolo Vacchetto, che va così in vantaggio 40-0. Lottato, più lottato il primo gioco, decisamente più facile per il momento la situazione con il 40-0, ma mai dire mai, perché c'è sempre il 7 volte campione d'Italia Massimo Vacchetto pronto a risvegliarsi, no, soprattutto a ribaltare il risultato, ma anche a ribaltare quello che io ho detto senza la parola forse. Esatto. La battuta di Paolo, ricaccia Rivetti e poi questa volta è Lorenzo Bolla che ci mette la mano sinistra, abbassa il pallone e conquista questo 15 che vale il secondo gioco e soprattutto la parità. 1-1 tra Marchise Nocciole Cortemiglia e Pallapugno Albesa. Questa sera si affrontano le nocciole da una parte, la nocciola tonda gentile di Langhe, la mia acqua che cade, con la Pallapugno Albesa che rappresenta invece il contenitore, l'Albesa, la bottiglia per il vino. Mamma mia! Sei tu che devi fare il colore, però, non io, Paolo. Bravo, bravo, bella questa. Ah, io praticamente dovrei fare l'imbianchino, in sostanza. Se tu sei l'imbianchino della nostra telecronaca. Intanto Ricky Maestro trattiene questo col pugno diritto, basso. Alla visage. Sospendete. No, no, tutto sotto controllo, state tranquilli, stiamo tutti bene. Era 7 in magnitudo. Era un 3.5. Ah beh. Ci tengo solo a sottolinearlo che non l'ho fatto io, perché altrimenti no, sarebbe sentito di più. La battuta di Paolo Vacchetto ricaccia Massimo. Mano sinistra per Roberto Drago. Gran pallone di Roberto Drago. Abbiamo visto due bei palloni dei terzini. Corrado. Ma stasera si affrontano, oltre a due battitori eccellenti, anche due coppie di terzini di assoluto livello. I due terzini al muro li conosciamo, Bolla soprattutto, ma anche Rivetti, che ormai è da qualche anno tra i terzini più efficaci, più brillanti della Serie A. E il terzino è Drago, ha fatto un pallone molto bello adesso, ma è uno dei tanti palloni belli che ha fatto in tutta la stagione. Cioè, sta facendo un ottimo campionato fino a questo momento. Io ho visto non tutte le partite, ma ne ho viste abbastanza di dell'Albesa, e Drago ha sempre fatto delle ottime giocate. E anche Maestro ha commesso qualche errore stasera, ma ha fatto anche dei bei palloni, quindi credo che lo spettacolo, oltre ai battitori, lo daranno anche i terzini. Quasi intra di Nenad Milosiev, si salva proprio le corde Massimo e poi non legge bene questa palla Lorenzo Bolla, ferma poi dietro il compagno di squadra mettendo una caccia sui 50 metri. Più di 200 collegati in questo martedì sera sul nostro canale YouTube dello Sferisterio, il canale ufficiale della Federazione Italiana Pallapugno, dove si trasmettono le partite della Serie A, con un colpo da maestro di Massimo Vacchetto che costringe il fratello Paolo a mettere una caccia laggiù
e quindi molto favorevole al cambio di campo. 1 pari 0-0 per quanto riguarda i 15, se c'è il cambio di campo vuol dire che abbiamo messo 4 calci. Intanto in battuta c'è Massimo Vacchetto, ma quello che mi viene da dire sia per una questione di giochi ma anche di punteggi durante lo svolgimento dei giochi pare sia un inizio piuttosto equilibrato, e quindi lo dico adesso prima che magari una delle due prenda il largo. Bravo. Il tanto che dobbiamo registrare ai lui, Milosev, questo fallo a largo, 15-0 per Cortemiglia. Massimo e Paolo, che sai, la combinazione, i numeri, no? Quanto sono a volte le combinazioni, i numeri che vanno, si rincorrono. Sì, sì. 24 volte si sono affrontati Cortemiglia e Alba con 12 vittorie a testa. In campionato Massimo e Paolo si sono affrontati 24 volte, pure. Uguale. Seppur però, con squadre diverse a volte, no? Naturalmente, però Massimo è in vantaggio qui 14-10 con il fratello Paolo. Ah, perché proprio sì, una volta si discuteva su questa cosa proprio con Massimo, diceva non so se sono sopra o sotto mio fratello come vittorie. Ecco, questa statistica da Massimo più vincente di 4 partite rispetto al fratello. E questo è Lorenzo Bolla con il mancino a prendere questa caccia che era favorevole alla palla pugno Albesa a 15 pari. Mentre se aggiungiamo ai campionati anche l'anno di Superlega, quindi l'anno della pandemia 2020, l'anno che è scoppiata la pandemia, e la Coppa Italia, si sono affrontati 29 volte ed è sempre in vantaggio Massimo 16-13. Sempre numeri di Mario Pasquale, il nostro numerologo. No, è preziosissima questa cosa qua di Mauro Pasquale. Mario Pasquale. Mario Pasquale fa un lavoro, no, ha fatto un lavoro veramente eccezionale. Anche il fatto, non solo ecco, la statistica che fornisce a Fabio magari prima della partita, ma anche la tempestività con cui risponde quando si sollecita, si provoca qualche... Batti e ribatti statistica tra i due capitani. Ciao Mario. Un pregevole batti e ribatti con Massimo che colpisce questo pallone e la gioca a largo. Ancora Paolo, bellissimi questi colpi. Ci prova ancora con la mancina Massimo, ma ci sta forse al doppio. No, deve tirarci e poi tirandoci Paolo colpisce Rivetti e commette fallo, ma credo non fosse volontario tirare addosso questo pallone a Francesco Rivetti. Ma lui l'ha abbassato, Rivetti si è voltato perché chiaramente si aspettava una giocata del genere, ma sono cose che accadono, infatti penso che sono subito chiariti, quindi nessun problema. Come diceva Biagio Antonacci in una canzone, sono cose che capitano anche a te. No, combinazione l'ho messa oggi in radio, quindi andiamo a giocarci questa caccia favorevole a Cortemiglia. La battuta leggermente a largo di Massimo, ricaccia Paolo, un lungo linea del capitano della pallapugno Albeisa e poi si salva laggiù in fondo Massimo che pareggia i 15. 1 pari, 30 pari. A proposito di vittorie, Paolo, vittorie sconfitte, Massimo e Paolo hanno una percentuale di vittorie, cioè la percentuale è il numero di vittorie rispetto al numero di sconfitte. Massimo ne ha vinte 360, parliamo sempre di Serie A, e perse 282. Ne ha giocate di meno Paolo, 228 a 124. Però cos'è che fa specie in questo caso? È intanto il fallo oltre la rete di Paolo Vacchetto che permette al Cortemiglia di andare in vantaggio 40-30, è la percentuale di vittorie, perché se Paolo ha una percentuale di vittorie del 54,4%, la percentuale sale addirittura al 78,3% di Massimo. Quindi credo che pochi giocatori nella storia della pallapugno abbiano una percentuale di vittorie così. Bisognerebbe andare a vedere Bertola, Berruti, insomma, Manzo. D'altronde se ha vinto 7 scudetti in 10 anni o poco più di Serie A, insomma, un motivo ci sarà, quindi è molto alta la percentuale, ma visto il rendimento di Massimo fin dal primo anno di Serie A non mi stupisce, cioè è clamorosa, ma forse non stupisce se guardiamo quello che ha vinto Massimo. Caccia sui 25 metri con Cortemiglia in vantaggio 40-30, cambio campo. In battuta Paolo Vacchetto, ha una caccia favorevole, deve rimontare questo 40-30, il suo colpo, risponde Massimo,
palla direi che va in fallo al largo. 40 pari e questo terzo gioco si deciderà come il primo ai vantaggi. Il primo si è risolto al primo vantaggio, a zero invece il secondo gioco che ha premiato Alba. 1 pari, 40 pari, abbiamo un paio di cacce, la possibilità di mettere un paio di cacce. Diciamo sempre abbiamo la possibilità, perché le cacce potrebbero essere una o potrebbe essere anche zero. Ah, certo, certo. Sul 40 pari. Sul 40 pari, sì. L'hai fatta bene. Grazie, no. Grazie, grazie. La battuta di Paolo. Ricaccia boffa, bello questo ricaccio, non facile tra l'altro. Molto non facile per niente, perché comunque il muro, come diceva anche Paolo prima, è abbastanza è insidioso, per cui anche le palle vicine al muro sono complicate da colpire, e boffa se l'ha cavata molto bene. E quindi abbiamo messo una caccia nei pressi della metà campo. Ci sono delle malizie che vedo che sfruttano i giocatori di Cortemiglio proprio sul loro campo. Adesso ce le racconti, quelle che le hai viste. Sì, tu, sì. Se saprò descriverle, sì. Perché... Ad esempio questa battuta di Paolo Vacchetto, che è andato a cercare l'angolino appena dopo la metà campo, quindi battuta valida, e però non si è fatto sorprendere Rivetti col suo mancino e ha messo una caccia. Stavo cercando di capire dove l'ha messa. La messa, no? La caccia, sì. 40 pari. Sì, c'è il cambio di campo e quindi caccia sì intorno ai 40 metri. Dicevamo delle malizie, teniamo no, pure la linea. In questo... mi pare di vedere che talvolta Massimo soprattutto faccia andare il pallone con un effetto particolare sulla parte più insidiosa e inclinata del muro, in modo tale che l'avversario, sia esso il fratello o qualcuno dell'Albeisa, sia convinto che cada perpendicolare, invece il muro la fa deviare leggermente e si trova spiazzato, quasi come se fosse una semipantalera questo muro. Corrado sicuramente ha qualcosa da dirci a riguardo, perché abbiamo condiviso parecchie volte questo campo a giocare alla pantalera, insomma con i pallonfili di Cortemiglio. Ma intanto seguiamo Massimo che batte questo pallone, ricaccia Milosiev, mamma mia che colpo, Nenad mette in difficoltà Massimo, la palla non oltrepassa la caccia e quindi palla pugno Albeisa in vantaggio 40 a 30. Io avrei una domanda tecnica che non... Che vuoi fare a Corrado? Vuoi fare a chi sa rispondere, a voi sicuramente, ma anche a... Ecco, se il pallone esce in volo e il giocatore va a colpirlo al volo quando ma è già uscito largo, fuori... Cioè verso il largo, dici? Sì, o verso il largo o verso il fondo. Aspetta solo un attimo, fallo di... di Paolo Vacchetto, si va nuovamente su 40 pari, quindi siamo al punto secco. Cioè verso il largo, dici? O verso il largo o verso il fondo. Esce dai confini, ma solo in linea d'aria, eppure il pallone è in volo e il giocatore lo colpisce e rimane buono, come nel tennis. Allora, no, devo capire un attimo questa situazione. Se il pallone è in volo ed esce in linea d'aria rispetto ai confini del allora, campo. Sì, adesso ti rispondo, andiamo solo a vedere un attimo dove mettiamo l'eventuale caccia unica, la battuta di Massimo che va a toccare il muro. Paolo abbassa questo pallone, ferma boffa con i piedi, quasi ferma, rallenta e poi mette una caccia sui 27-28 metri. Allora tu dici praticamente la linea laterale. Allora qua a Cortemiglia c'è una linea laterale e c'è la ringhiera, quindi se non ricordo male, naturalmente perdonatemi perché una volta era così il regolamento, non credo sia stato cambiato, il pallone può essere colpito finché il giocatore può appoggiarsi a questa ringhiera e andare a colpire anche se il pallone è fuori, al di fuori del campo naturalmente. L'importante è che il piede rimanga entro la ringhiera. Molti campi invece hanno la doppia linea e la doppia linea significa che il giocatore può andare a colpire il pallone nel corridoio tra la prima e la seconda linea in pratica. E però stessa cosa sul fondo? Sul fondo, sì, esatto, qua non c'è la seconda linea, quindi può venire fin contro la ringhiera. Giù invece in battuta c'è la seconda linea. Però oltre alla seconda linea non può andare. Grazie mille.
non è come nel calcio. Che la battuta di Paolo, Massimo deve forzare questo pallone, giocarlo, lo gioca molto bene lì vicino al muro, un pallone difficilissimo per Paolo Vacchetto, un pallone straordinario del capitano del Marchisio Nocciole Cortemiglia, che va a conquistare una caccia difficilissima e va a conquistare il gioco del vantaggio. Nuovamente in vantaggio Cortemiglia, 1-0, 1 pari, 2-1. Meritato, ma veramente ha fatto un pallone Corrado, direi che... Beh sì, poi era importante, l'ha giocato molto bene perché ha costretto il fratello al fallo. E qui era... Tanto finora abbiamo visto, qui, a proposito di grandi giocate, l'abbiamo vista un'altra, qui al volo. Lasciamo gli applausi. Signore e signori, questo è Massimo Vacchetto, cioè non c'è altro da dire. Cioè, la battuta non era corta del fratello, no, era una battuta lunga. 70-75 metri, ci entra al volo e lo fa volare giù in Indra, conquistando questo 15. 2-1, 15-0, abbiamo le percentuali di vittorie della storia, perché Mario Pasquale, mentre abbiamo detto, vedi che è quello, aspetta, devo prendere il foglio, siamo sull'altro foglio, intanto... Eh sì, 78,3, intanto che mi cade qualche goccia sulla testa. Paolo, Massimo al volo. Che pallone che ha recuperato Massimo. E poi Milosiev commette fallo. Manda questo pallone in fallo laterale, 30-0 per Cortemiglia. A differenza di voi, io le gocce sulla testa le sento prima. Mentre Massimo Vacchetto, dicevamo, ha una percentuale di vittoria del 78,5%, Bertola, Felice Bertola, non raggiunge il 70%, 69,9%. Campagno 69,4%, Ricchia Icardi, il mancino di Testico, 66,7%, Sciorella 66,4%, Massimo Berruti 64,9%, Augusto Manzo 62,6%, Balestra 62,3 a pari merito con Roberto Corino, quindi questa classifica anche direi straordinaria, meravigliosa, grazie a Mario Pasquale. Questi sono i primi otto dopo Max Vacchetto, che è primo come percentuale di vittorie, quindi a questo punto direi che 78,3. Su Bertola e Berruti ti faccio rispondere da Corrado. Scherzo. La battuta di Paolo. Seguiamo la risposta di Massimo. Gioca questo pallone a largo. Ben giocato questo pallone. E caccia. Non è intra, è caccia di poco. Quindi siamo 30-0. Due cacce messe. Due cacce che sono favorevoli a Marchisio Nocciola e Cortemiglia, che ci giocheremo dopo il cambio di campo. 30-0 per Cortemiglia, Cortemiglia in vantaggio 2-1, due cacce favorevoli a Massimo Vacchetto, ma Lorenzo Bolla si fa trovare pronto lì vicino al muro e va a conquistare questo 15, importantissimo per cercare di risalire la china in questo quarto gioco. Andremo a chiudere tra poco la prima metà del primo tempo. Pallapugno al Beisa, che guida la classifica con 11 punti, già matematicamente ammessa ai playoff con 6 giornate di anticipo. Corrado, credo sia la prima volta che una squadra accede ai playoff con così tanto anticipo. Beh, non lo so, comunque sicuramente sia da un lato per i grandi meriti della squadra, che ha perso un solo incontro, poi con la classifica spaccata in due di cui parlavi tu prima, può capitare questa situazione. La squadra ha fatto un campionato finora praticamente perfetto e anche stasera comunque sta giocando bene, anche se il punteggio per ora dà ragione ai cortemigliesi. Un inizio di stagione eccellente per la squadra, per Vacchetto, per i compagni e anche per la società, che comunque ha rinnovato molto e sta raccogliendo dei frutti delle scelte che ha fatto in inverno. Tra l'altro è proprio l'unica sconfitta di Paolo Vacchetto dalla Pallapugno Albesa, l'ha subita al Mermet proprio contro Cortemiglia. Pallone di Paolo, vediamo
Massimo come reagisce, gioca a largo, lo gioca molto bene, mette una caccia sugli 57-58 metri, 40-15 per Cortemiglia, cambio di campo. A ricaccio c'è Massimo Vacchetto, c'è la Nocciole, Marchise Nocciole Cortemiglia, la battuta è di Paolo, la caccia è qui, favorevole ai padroni di casa, gioca straordinariamente bene questo pallone, lo abbassa giusto lì in mezzo dove non c'è nessuno. 15 che permette a la Marchise Nocciole Cortemiglia di chiudere la prima metà del primo tempo in vantaggio per 3-1, quindi c'è il primo tentativo di fuga dei padroni di casa, 1-0, 1 pari, 3-1. Si chiama Palla Pugno Live, si intitola Palla Pugno Live, scaricatela sul vostro smartphone, sul vostro telefonino, altro pallone spettacolare di Massimo Vacchetto, recupera bene Paolo, Massimo, e poi ci prova Drago, ci tira, forse come dicono bastava metterci la mano, il pugno? Boh. Probabilmente sì, ma quando sei lì a volte la tentazione prevale sul ragionamento, ci ha provato, prima ha fatto un pallone bellissimo di sinistro, quindi non possiamo criticare Drago per un errore che ha fatto in questo frangente, ma non era comunque una palla facile. La rincorsa e la battuta di Paolo, capitano della Palla Pugno Albeisa, battuta a largo, maestro, il cosiddetto sautalon, detto in piemontese, che va a tagliare fuori l'avversario, mette una caccia sui 25 metri. Sembra che Paolo voglia tagliare fuori in battuta il fratello Massimo. Perché visti i due o tre ricacci che ha subito negli ultimi minuti, è una scelta condivisibile. Poi è chiaro che è anche rischioso cercare di battere all'esterno, ma d'altronde se batti centrale, anche se batti lungo contro un colpitore come Massimo, rischi di trovarti sempre la palla addosso, quindi la scelta ci sta in questo momento. Paolo? V per Vendetta, se non V per Vacchetto. Intanto questa volta è... Sì, l'hai detto al momento giusto, su questa griglia della finestra del convento, questo è un ex convento francescano, qua ci sono le aule scolastiche di un istituto di scuola superiore in cui si studiano le produzioni di qualità. Il termine giusto adesso non mi viene... per dire, si studia come trasformare la nocciola e tutto il resto. È una scuola, l'unica scuola superiore dell'Alta Langa, e quindi si è allargato tantissimo il pallone, 0-0, quindi dobbiamo mettere fino a 4 cacce, la battuta di Paolo, ricaccia Massimo, la palla che tocca il muro, andrà, ma non pensavo chiudesse di più, invece no, e meglio non toccare questa palla, e così dell'idea Stefano Boffa, mette una caccia sui 60 metri, 0-0 per quanto riguarda i 15, 4 cacce messe, qualche gocciolina che cade, ma nessun problema per lo svolgersi di questa partita che vale la quarta giornata di ritorno e la prima partita della quarta giornata di ritorno della Serie A Banca d'Alba, turno infrasettimanale. Massimo Vacchetto è tornato in battuta, la prima caccia è laggiù in fondo, caccia decisamente favorevole ai padroni di casa. Pronto con la rincorsa il 7 volte campione d'Italia, gioca questa palla verso il muro, al salto Paolo, la palla torna giù, deve colpire al volo Massimo di braccialetto, e poi Lorenzo Bolla non si fa trovare impreparato lì vicino al muro, manda la palla in intra e porta in vantaggio la Palla Pugno Albeisa, 15-0. Un saluto a tutti voi che ci state seguendo, numerosissimi in questa serata, siamo a 235 collegati. Saluto Edo, saluto Alessandro, ciao Filippo. Saluto anche a Giovanni, Lorenzo, Fabio B. E poi Paolo Vacchetto che colpisce male e regala questo 15 a Massimo con la palla in fallo, 15 pari. Fabio B mi chiede quanti metri stanno battendo, direi tutti e due siamo oltre i 70 metri.
65 direi. Ma più o meno sì, a parte quando magari cercano soluzioni più tattiche, magari combattute contro il muro all'esterno, ma quando battono centrale più lungo possibile direi che arrivano tutti tranquillamente sui 70, anche oltre. Seguiamo la rincorsa e la battuta di Massimo, la caccia è qua sui 60 metri, sbaglia il capitano di casa, sbaglia battuta, probabilmente gli è scivolato il pallone e poi probabilmente dovuto anche a questa umidità, a queste goccioline che stanno scendendo, e quindi siamo 30 a 15 per la palla pugno al base. C'è Giovanni che dice: che campionati strani quest'anno con tutte queste partite rinviate. In realtà l'anno scorso, come dire, abbiamo tra virgolette goduto del fatto che non c'erano, intanto scusate, mi interrompo su quello che dicevo perché Riccardo Maestro ha fatto un pallone incredibile, poi si è salvato ancora il giocatore avversario portando in vantaggio la palla pugno al base 40 a 15. Dicevo, l'anno scorso siamo stati, come dire, fortunati tra virgolette fortunati, perché non pioveva mai per quanto riguarda la palla pugno, però in passato insomma è sempre successo. È chiaro che con una formula come la Bresciano, che mette durante la stagione tantissime partite, è chiaro che in questo periodo praticamente si sta giocando tutti i giorni, è chiaro che se piove sei costretto al rinvio. Intanto vediamo il recupero di Massimo Vacchetto, ancora Paolo, bravissimo Rivetti, lì vicino al muro, ancora Paolo, gioca giù questo pallone e poi Massimo, palla che arriva quasi sul fondo ma si salva ancora Paolo Vacchetto coi piedi. Riccardo Maestro, applausi per entrambi i capitani. E applausi per Massimo Vacchetto che ha quasi portato la palla sul fondo, gli è mancato veramente un soffio e qui praticamente Paolo Vacchetto ha risposto alla tua domanda di prima. Esatto, sì. Perché è venuto ad appoggiarsi. Sì, infatti la risposta appunto è stata data con questa azione, con i fatti anche, oltre che alla tua esauriente risposta, naturalmente. Oh professore! Maestro Tibaldi, ci andiamo col cambio di campo. Paolo Vacchetto tornato in battuta, la caccia è qui, è favorevole a Cortemiglia, la battuta di Paolo. Mamma mia come si muove questo pallone. Al volo Massimo, prova Milosiev a mettere il mancino, 40-30 per la palla pugno al base. Intanto ci sono alcune domande che ci arrivano dai nostri telespettatori direttamente sulla diretta della partita. Qualcuno chiede: ma la partita... Barbe Nazionale chiede: fa freddo a Cortemiglia? Allora, la percezione è mite, quindi siamo sui 20 gradi. 20 gradi. Umidità? Abbastanza elevata, direi che siamo qui... Stiamo per affogare, no, è vero, sta piovigginando leggermente ma niente di insostenibile. Intanto che vediamo se mettiamo una caccia, Luke 28 ti chiede: ma il muro di appoggio è un palazzo? È un palazzo, è un convento, qualcuno lo chiama ex convento, ma i conventi non sono mai ex, come giusto, le chiese non sono mai sconsacrate perché non esiste il rito della sconsacrazione, quindi è un convento adibito a scuola. Intanto la partita prosegue. Intanto vediamo Paolo Vacchetto come riesce a staccare questo pallone dal muro. Risponde Massimo, gioca nuovamente lì e si dispera un po' Paolo, sì, perché non è riuscito. Per un attimo è sembrato salvarsi, si fosse fatto male, invece vero, era una disperazione. È vero. E poi l'altra domanda è legata all'orario della partita. La partita è iniziata mezz'ora dopo per la pioggia. Come ha detto o professore Fabio Gallina, non è iniziata dopo per la pioggia, anzi è sì cominciata dopo, ma non per la pioggia, ma poiché la Polisportiva Cortemiglia ha programmato una partita degli allievi verso le 18:30, ecco, si è protratta e ha così dovuto far slittare di una mezz'ora l'inizio della Serie A, che ora sta svolgendosi sul risultato di 3-1 per il Cortemiglia e il risultato temporaneo è di 40-30 per l'Albeisa. 249 collegati con Ale Cirio che ci chiede: potresti salutare la squadra del Bubbio Esordienti? Io saluto con molto piacere e con me lo fa anche Corrado Locco. Sì, li saluto anche perché è bello che ci siano ragazzi che, anzi ragazzi giovani che si avvicinano a questo sport, quindi gli Esordienti sono i giocatori del futuro, quindi li salutiamo e speriamo che qualcuno di loro magari tra qualche anno sia a giocarsela qua con i campioni di Serie A. E devo dire che scusa un attimo, sì, intanto Milosiev che
va a colpire la parte del tetto a salire e la palla rallenta molto, si va sul 40 pari, quindi un buon recupero di Cortemiglia che da 40-0 si è portato a 40 pari. Per salutare l'amico Ale Cirio volevo dire che io non ho dubbio, ti fa dubbio. Vabbè, vabbè, mi aggrego volentieri, sia cosa dice Fabio sia cosa ha detto prima Corrado Locco, tant'è che mi sta molto simpatico, essendo io un appassionato di parole, la parola esordienti, perché dà proprio l'avvio a questi ragazzi nell'esordio del mondo del pallone. La battuta di Massimo Vacchetto, ci potrebbero essere due cacce, la risposta di Paolo, Massimo, Drago e poi ferma Massimo, una caccia sui 25 metri. Ma non ci sono solo gli esordienti del Bubbio, io ho fatto la rima con Bubbio, adesso tu dovrai fare la rima con gli esordienti della Pro Paschese. Salutiamo Filippo Barbero, ci potreste salutare, siamo gli esordienti della Pro Paschese, quindi ci dovresti fare una rima con la Pro Paschese, pensaci se non ti viene subito. Va bene, ci penso, la facciamo in italiano, in piemontese e in ligure, così che il mondo del pallone la comprenda. E poi ci sono anche degli scambi d'amore attraverso la nostra chat dal vivo. Intanto che seguiamo questo scambio tra Massimo e Paolo Vacchetto con l'intermezzo di Francesco Rivetti e poi credo di Lorenzo Bolla, abbiamo messo anche la seconda caccia, c'è il cambio di campo. 40 pari, 3-1 per Cortemiglia, due cacce che però sono favorevoli alla pallapugno albesa. Massimo Vacchetto dovrà centrare molto bene questo pallone, mamma mia che battuta, tocca due volte il muro e poi è costretto al fallo Massimo Vacchetto. Hai visto Paolo questo pallone? No, ero distratto. L'ha visto, ha toccato la rete. L'ho visto io sì, ha toccato prima la rete e poi il muro nella parte blu, quindi quella che porta la palla verso l'esterno e ha messo in difficoltà Massimo, che pur essendo un giocatore che si muove molto bene e che è sempre coordinato a colpire, non ha potuto fare altro che commettere fallo, quindi una battuta molto, molto incisiva di Paolo. La battuta di Paolo questa volta cambia completamente, palla a largo, Massimo spinge giù la palla, recupera molto bene il capitano del Cortemiglia, va quasi alle corde Paolo che si salva molto bene, corre avanti Massimo che poi gli manca un po' il pallone, la palla gira tantissimo, va ad attaccarsi al muro col mancino Paolo, non ci riesce, grandissimo pallone di Massimo Vacchetto, 40 pari, punto secco. Sai come si chiama nel padel questo punto qua? No. Il punto d'oro. Dice il Bubbio alla Pro Paschese, scusa, che cos'è quell'arnese? Dice la Pro Paschese al Bubbio, ah, è un pallone, non c'è dubbio. Questa poteva attenzione, andare, non volevo sì, cadere nel... Attenzione perché è arrivato anche Alba, i pulcini di Alba tifano il loro coach, forza Paolo. Forza Paolo. Su Alba, sull'Albeisa. Sull'Albeisa, la facciamo in piemontese. Le barbe nazionali, io sono battitore della pallonistica Valle Bormida, di Monastero Bormida. E avanti, qui adesso... La battuta di Paolo, ricaccia Massimo, pallone complicatissimo per un centrale, per Nenad Milosir che deve accontentarsi di mettere una caccia sui 44 metri. Ce lo giochiamo qui, il quinto gioco, dopo il cambio di campo. Vediamo chi si aggiudicherà il quinto gioco, la caccia è sui 40-42 metri, la battuta è quella di Massimo, volo di Paolo, la palla torna giù, Massimo... Mamma mia che pallone! Signore e signori, tutti in piedi ad applaudire uno straordinario Massimo Vacchetto che ha fatto correre questo pallone molto vicino al muro e ha fatto correre anche Paolo che poi ha cercato di salvare il salvabile con la palla che ha toccato la finestra e si è allargata tantissimo. 4-1. Un minuto dopo le 10 di questo martedì sera, il 13 di giugno, siamo negli ultimi giorni di primavera, un fine di primavera direi finalmente piovoso, che ha portato un po' di pioggia, naturalmente non sempre è stata una pioggia gradevole in qualche parte delle nostre regioni, Piemonte e Liguria, dove andiamo con la nostra pallapugno ha creato anche qualche problema e di questo ci dispiace, però un po' di acqua ne avevamo bisogno.
Adesso speriamo che si possa vivere un'estate all'insegna del, anche del bel tempo e naturalmente del caldo, perché questa sera direi che di estate, di anticipo d'estate non si può proprio parlare qui a Corte Emilia, soprattutto a livello di umidità. Intanto abbiamo visto un colpo fortunato di Francesco Rivetti, che è riuscito a trattenere un pallone ricacciato da Milosevic e mettere una caccia sui 45 metri. Siamo nella seconda metà del primo tempo. Corrado, come possiamo riassumerlo in 30 secondi? Possiamo riassumere col fatto che i giochi 40 pari li ha vinti tutti Corte Emilia fino a questo momento, quindi non è solo casualità. Cioè, due cacce secche, quindi insomma, se vinci un gioco 40 pari può essere fortuna, ma se li vinci tutti, insomma, c'è anche del merito. Infatti parlavo prima del bel colpo di Massimo Vacchetto sulla caccia unica, quindi una squadra molto concreta che ha sfruttato al meglio le occasioni, tra l'altro nel gioco precedente anche rimontando da 40-0 se non ricordo male, quindi un Corte Emilia molto concreto, molto concentrato, un Albesa che non gioca male ma manca un po' nei momenti decisivi. Forse è un po' il fatto che abbia già matematicamente conquistato i play-off, un po' di rilassamento, no? del primo obiettivo stagionale. Non lo so, può anche essere, però sai, i punti poi te li porti dietro nella seconda fase, quindi alla fine insomma, più ne fai e meglio è comunque. Certo. E ricordiamo, anzi questa la chiediamo a Paolo, vediamo se ha studiato. Adesso la vittoria adesso vale un punto. Nei playoff e nei playout vale due punti. Vai a studiarsi. Sì. So, adesso quest'anno so anche bene come sono gestite le semifinali di Coppa Italia e come che la vincitrice dei playoff va a sfidarsi con le tre dei playout. Dico bene? Sì, dici bene. Intanto il colpo. Con salto. Un colpo al volo con salto di Nenad Milosiev che mette una caccia laggiù in fondo. Situazione 0-0, c'è il cambio di campo e quindi abbiamo messo le cacce che sono tutte laggiù in fondo dove non ci vediamo. Cambio campo. Paolo Vacchetto in battuta. Caccia. Sbaglia. Paolo Vacchetto, beh, diciamo che forse manca un po' di rifinitura dopo aver messo le cacce. Paolo Vacchetto adesso doveva forse cercare di tenere il pallone in campo, invece regala questo 15 al fratello Massimo, al Corte Emilia che va in vantaggio 15-0. Oh Paolo, ci richiedono la ripetizione della rima della Propaschese. Perché non l'ha sentita. Dice il Bubbio alla Propaschese: che cos'è quell'arnese? Risponde la Propaschese al Bubbio: è un pallone, non c'è dubbio. Paolo Vacchetto boffa e conquista questa caccia il Corte Emilia. Grande intervento, tutt'altro che facile per Stefano Boffa che porta in vantaggio 30-0 Marchisio Nocciole Corte Emilia. 22.06 in diretta dallo Sferisterio di Corte Emilia, Fabio Gallina con Corrado Locco e Paolo Tibaldi per raccontarvi questa partita che vale la quarta giornata di ritorno, l'apertura della quarta giornata di ritorno del campionato italiano Serie A Trofeo Banca d'Alba. Vi ricordo che questa sera si doveva giocare anche a Ceva, la partita tra il Ceva e la Virtus Lange, tra Vetrerie, Giacosa, Spaccio, Faccia Ceva e Virtus Lange, partita che è stata rinviata per il maltempo. Trovate naturalmente tutte le date sul nostro sito internet losferisterio.it. Intanto commette fallo Rivetti, 30-15. Domani, scusate, Ceva si gioca domani sera, viene recuperata domani sera Ceva, vero? Vado a memoria perché con tutti sti recuperi, quindi domani sera ci sono quattro partite, si gioca a Ceva, a Cuneo, a Dolcedo e a Castagnole delle Lanze, le altre quattro partite, quindi a Ceva, Vetreria, Giacosa, Spaccio, Faccia Ceva contro Virtus Lange, Matteo Levratto contro Davide Barroero, a Cuneo la Subalcuneo di Torino contro l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Torino contro la BFM Macchina Agricola e Canalese di Gatto, intanto che Paolo Vacchetto va a battere questo pallone, volo Vacchetto Massimo, che pallone, va quasi alle corde Paolo e poi si salva molto bene il capitano della Pallapugno Albesa che riesce a pareggiare i 15, 30 pari. Si gioca anche a Dolcedo, in Liguria, Olio Roy, Acqua San Bernardo Imperiese
di Raviola contro la Bormidese di Dutto. E sempre domani sera a Castagnole delle Lanze, Remo Gianuzzi, l'araldica Castagnole delle Lanze di Enrico Parussa contro l'Acqua San Bernardo San Biagio di Levra. No, Andrea Pettavino, scusate, ho avuto un lapsus. E come diceva Corrado prima, tra venerdì e domenica si giocheranno le partite della quinta di ritorno, rimarranno quattro giornate, ma tra queste partite di questa sera e quelle della quinta di ritorno potrebbero delinearsi quindi altre squadre, come la Pallapugno Albesa potrebbe conquistare il matematico accesso ai play-off, come ha fatto nello scorso turno la Pallapugno Albesa. Intanto che commette fallo il giocatore della Pallapugno Albesa, Roberto Drago, 40-30 per Cortemiglia. Sembra che ci sia, insomma, come dire, il Cortemiglia stia prendendo un po' il largo. Trovo che ci sia un po' di rassegnazione già da parte Albesa. Ma sì, dalla battuta soprattutto non sta riuscendo a mettere in difficoltà Massimo. È chiaro che mettere in difficoltà Massimo è molto difficile perché è un colpitore strepitoso, però non riesce a metterlo in crisi, e anche su questi palloni che Massimo non ha colpito bene, fa comunque delle cacce discrete, per cui è dalla battuta che fa fatica Paolo in questo momento. Cambio campo. In battuta Massimo Vacchetto, la caccia poco prima della metà campo. Massimo Vacchetto in vantaggio 40-30, ricaccia Paolo, ricaccia molto bene il capitano della Pallapugno Albesa, ancora Massimo. E poi bravo Nenad Milosiev a conquistare questo 15, a pareggiare i conti. 40 pari. Vi chiedo scusa naturalmente a chi ci sta scrivendo nella chat dal vivo, non riesco a stare dietro a tutti, anche perché facendo una telecronaca diventa un po' dura, devi guardare anche cosa capita sul campo, però leggo così questo messaggio di Anne, lo giro anche a Corrado, dice: ciao Bruno Campagno, avrei voluto vederti giocare. Direi che non è l'unica Anna che vorrebbe veder giocare Bruno Campagno in questa stagione. Ma sicuramente sì, anche se sta facendo un buonissimo lavoro da allenatore, ma credo che Bruno si senta ancora un giocatore e abbia ancora delle cose da dire sul campo e le dirà, credo, dal prossimo anno. Quindi sicuramente Bruno Campagno in campo è importante per la Pallapugno, quindi speriamo tutti di rivederlo. Dovrebbe, almeno da cosa ha dichiarato nell'intervista a inizio stagione, ha detto che dovrebbe rientrare il prossimo anno con un ruolo nuovo, il ruolo di centrale. Abbiamo messo una caccia, Paolo? Sì. La battuta di Massimo, ricaccia Paolo. Non benissimo questo ricaccio del capitano della Pallapugno Albesa. Massimo può approfittare mandando giù questo pallone. Viene agli 87 metri Paolo. Gioca al largo, Massimo. Pallone difficilissimo, bravissimo Francesco Rivetti, si salva ancora Paolo, caccia agli 80 metri. Grandissimo intervento di Francesco Rivetti, in corsa tra l'altro. Abbiamo messo una caccia, la prima l'hai vista Paolo, io mi è sfuggita. Sì, la prima è sui 40 metri. 40 metri, la seconda è qua, intorno agli 80, e noi facciamo cambio campo. 40 pari, siamo al primo vantaggio, due cacce da giocare, la prima sui 40 metri, hanno seguito anche... Aspetta, forse ce l'hai avuto tu, Siamo tornati in campo con una caccia sui 40 metri, Massimo Vacchetto che ricaccia questa battuta di Paolo, che pallone che ha staccato, tutti e due hanno staccato un pallone vicinissimo al muro. Massimo spinge giù questo pallone, ancora Paolo, ancora Massimo. E alla fine la spuntano i cortemigliesi. C'è stato un batti e ribatti. C'è Paolo Vacchetto che chiede fallo per qualche cosa. Sì, non ho capito quale sia la contestazione, comunque. Si lamenta Paolo probabilmente. Un'ostruzione probabilmente, sì. Sono sempre valutazioni difficili. Comunque aveva battuto un pallone molto, molto insidioso Paolo, ma contro il muro, Massimo l'ha tolto benissimo. E adesso chiaramente la situazione è molto favorevole a Cortemiglia, che ha un 15 di vantaggio e ha una caccia praticamente sui 75-80 metri, credo. Saluto Diego e faccio un in bocca al lupo ai pulcini, ai promozionali della San Leonardo, società di Imperia. E adesso caccia molto favorevole
a Max Bacchetto, che può allungare ancora, andare in vantaggio 5-1. La battuta di Paolo forse ci sta al doppio. Al doppio, comodo comodo, come si dice. 5-1. E ancora un gioco 40 pari vinto da Corte Emilia. Quindi 2 al primo vantaggio e 2 alla caccia unica. 4 giochi vinti ai vantaggi da Corte Emilia. Vuol dire sicuramente qualcosa. Andiamo ad aggiornare anche l'app, ricordatevi di scaricarla per seguire tutte le nostre partite. Abbiamo anche dei burloni che stanno scrivendo nella chat dal vivo. Occhio ragazzi con le parolacce, però, perché non fate bella figura. La battuta di Paolo Vacchetto. Comincia il gioco numero 7 e intanto segniamo questa caccia. C'è un gioco numero 7 che è il penultimo prima della pausa. Andiamo un saluto anche agli amici di Bormida. Ciao Mauro, buona serata a te. Ci aspettano a Bormida per mangiare i fazzini. Voi sapete cosa sono i fazzini? Purtroppo no. Purtroppo no. Intanto che Paolo Vacchetto ricaccia questo pallone. Dico purtroppo perché, da come l'hai detto, sembrano buoni, quindi per quello che dico purtroppo no. Tu sai cosa sono i fazzini? No, i fazzini non so cosa sono. Sono cose molto buone da mangiare. So solo cosa sono i tortellini. È una famosa battuta che un giorno, se verrete ai nostri spettacoli, però ne approfittiamo, capirete. Però ne approfittiamo per salutare tutti gli amici dell'Emilia Romagna. Tutti gli amici che hanno subito nei giorni scorsi, a proposito del maltempo, hanno subito l'alluvione. Intanto la battuta di Paolo Vacchetto. Ricaccia Massimo, ancora Paolo e ancora Massimo al salto. Milosiev corre avanti, Massimo ci sta ancora, si alza tantissimo il pallone, che cartella, come si dice, Paolo, e poi Rivetti mette una caccia laggiù in cima. Vittorio! Vittorio, Vittorio. Come... Sei in... No, volevo che mi prestassi gli occhiali, perché magari con i tuoi occhiali riesco a vedere meglio. Ci vedo più. Ci vedo più. Non ci vedi più? No, non ci vedo più. Ho bisogno del traduttore visivo. Vittorio, benvenuto in diretta con noi. Grazie. Ti aspettavi questa partita così, che Massimo volasse via fin sul 5-1? No, non me l'aspettavo. Pensavo fosse più combattuta. Paolo recupera, secondo te, a tempo? Spero nel secondo tempo. Beh, allora qua c'è stato una battuta al largo di Paolo Vacchetto, un po' troppo largo, tant'è che il giocatore, il suo compagno di squadra, gli ha detto lascia effettivamente, e molto probabilmente era fallo, invece il fallo l'ha commesso Massimo, mandando la palla, centrando il terzo palo, il palo centrale dell'illuminazione. 15-0, si cambia campo con la palla a pugno al Beisa. 15-0, tre cacce messe e noi torniamo tra poco, quando Massimo Vacchetto sfodererà il suo colpo in battuta. 0-25. 15-0 per la palla a pugno al Beisa. Max che batte questo pallone, ricaccia Paolo e poi Rivetti. Hai notato, questo lo faccio dire a Paolo, hai notato Rivetti che ha detto no appena un istante prima di colpire il pallone? Sì, sì, si era già accorto che la questione era a suo sfavore e quindi lo ha gridato con una certa veemenza, quasi suscitando l'istinto primordiale animalesco. Automicida, che caratterizza, quasi. Sì, 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 sì. Automicida che sarebbe suicida. No? Automicida sarebbe suicida, sì, sì, sì. Però vabbè, non ci sta. Naturalmente in modo... No, io ce l'ho il microfono. Ah, certo, giusto. La battuta di Massimo, al salto Paolo, che spinge giù questa palla, ancora Massimo, e poi
Milosiev conquista la butta in Intra 40-0. Tra l'altro, Intra è maschile o femminile? Questa è una domanda. È come è nato prima l'uovo o la gallina? Ah, ecco, ecco, capito. Potrebbe essere una Intra o un Intra. Mentre Cielo è maschile ed è chiaro, credo, perché non ha fatto una Cielo, ha fatto un Cielo. E quindi mi verrebbe da dire che se in Liguria si dice un Cielo inteso come un fondocampo, qua deve essere una Intra. Ah, è giusto. Secondo me per compensare. Adamo ed Eva. L'Adamo ed Eva della pallapugna. Esatto. Alla grande. È ancora tutto buono, ancora da giocare. Di braccialetto Max. E alla fine la spunta la pallapugna al Beisa che chiude questo gioco a 0. 5-2 è quello che andiamo a vedere. Questo è importante insieme, perché un eventuale 6-1 voleva dire, insomma, non dico partita chiusa, ma quasi. 5-2 è comunque un passivo pesante, ma rimane in corsa in qualche maniera. La battuta di Max comincia l'ultimo gioco prima del riposo. Max che ricolpisce questo pallone come viaggia e ci mette il pugno, ma non può fare tanto di più. Ancora tutto buono, ancora tutto da giocare. Taglia fuori Rivetti, corre avanti Boffa, mette una caccia sui 55 metri. Una cosa a livello di squadra che ho notato, almeno anche rispetto alle passate stagioni, beh, chiaro, tu mi dirai, Paolo è primo in classifica, è già qualificato ai playoff e quindi gioca con una certa tranquillità. Lo vedo più sereno rispetto ad altri campionati, non sto parlando dell'ultimo campionato dell'anno scorso con la Virtus Lang, in generale forse è il primo anno che lo vedo giocare un po' più sereno, un po' più rilassato. Ma può essere anche una questione, io penso che comunque aver cambiato società dopo diverse stagioni, al di là dei risultati, può essere comunque una cosa positiva. Credo, da quello che sento, che ha trovato un ambiente ad Alba nel quale può esprimersi bene, la società, la panchina lo seguono nel modo adeguato, quindi credo che lui giochi più tranquillo. Poi è chiaro che se giochi tranquillo arrivano i risultati e al tempo stesso se vinci giochi tranquillo, quindi le due cose sono collegate. Sicuramente si sta trovando bene ad Alba e lo dice la classifica, lo dicono gli incontri che sta disputando, lo dicono i risultati. Certo, poi avere un regista come Lorenzo Bolla al muro non è sicuramente... Avere Bolla al muro è molto utile, avere in panchina uno come Campagno che ha giocato fino all'anno scorso e uno come Domenico Raimondo che vive nella pallapugno da sempre, tanto grande pallone di Rivetti, noi chiacchieriamo e lui fa dei grandi palloni, è seguito bene anche in panchina da Campagno e da Domenico Raimondo, quindi è nell'ambiente giusto e sta esprimendo le sue qualità nel modo migliore. Si è creata anche una giusta amalgama nella squadra con Nenad, Roberto Drago era con lui già l'anno scorso, quindi si è creato proprio un bel ambiente, una bella squadra che vincendo riesce sicuramente anche ad essere più serena, più tranquilla, a giocare con più tranquillità. Dall'altra parte sicuramente fatica un po' di più, intanto che seguiamo Mestro, che anche lui fa un pallone tutt'altro che facile, mette una caccia qua. Dall'altra parte dicevamo un po' più, vive un po' più in acque, un po' più agitate Massimo Vacchetto, soprattutto perché ha dovuto inventare la formazione per diverse partite, cambiando prima i terzini, faceva giocare il terzino qualche volta Rivetti da spalla, poi c'era Adriano, poi si è fatto male anche lui, adesso con Boffa la squadra forse ha trovato una quadratura migliore, perché almeno i giocatori sono tutti nel loro ruolo, quindi questo sicuramente è positivo. E comunque, nonostante i problemi di formazione, parliamo di uno che è secondo in classifica, se stasera vince va un punto dal primo. Volevo stimolare Paolo Tibaldi, non abbiamo salutato il portacacce. No. Qualcuno lo chiama segnacacce, in realtà chi segna le cacce è l'arbitro, lui è semplicemente il portacacce. Il porta posiziona cacce. Il porta e toglie cacce. Sì, sì. Si chiama Gabriele Moretto. Gabriele. Il Moretto dove lo metto non lo so. Lo metto questo in campo a segnare le cacce. Tra i due Vacchetto stasera. Vacchetto. Questo è, credo sia il momento di più basso della comicità mondiale. Sì. Ma forse visto che pare che su Venere ci si possa anche vivere, potremmo. Allora. Hai mai pensato di andare su Venere? Volevo organizzare una data poi per l'autunno su Venere.
Tanto seguiamo questo batti e ribatti con Massimo Vacchetto che si trova il pallone lì, lo spinge giù ancora Paolo e poi è di controbalzo Boffa che trova un pallone lì vicino al muro e poi ancora Massimo, la palla passa, chiedono fallo, 30-0 per la Marchisio o il Marchisio Nocciole Cortemiglia. No, io sarei per il femminile. Però il Cortemiglia, verrebbe da dire il Marchisio Nocciole Cortemiglia, però sarebbe per la Marchisio. Stasera la siamo squadra con... della Marchisio Nocciole, no? Vabbè. È lo stesso, l'importante... Che scapima. Vai. Daniele Santini arriva dalla Valle Bormida Savonese ad arbitrare questo match, coadiuvato da Gabriella Maestro. La battuta è quella di Paolo Vacchetto, la risposta è quella di Massimo, una caccia qua sui piedi, sbaglia il capitano di Cortemiglia, ne approfitta ovviamente Lorenzo Bolla, quando ha l'occasione di fare intra, hai notato che sì, ho bypassato l'articolo. Il genere. Magari è neutro, anche perché una parola latina intra. Io so che esiste una zona che sul lago Maggiore a Verbania che si chiama Intra, ah, dove c'è praticamente l'attracco del traghetto che ti porta da una parte all'altra del lago. Certo. Si chiama Intra. La zona. Chissà se c'è un legame. Battuta di Paolo, Massimo ha di nuovo una caccia sui piedi, questa volta colpisce molto bene e poi costringe il fratello Paolo a commettere fallo, a mandare il pallone tra il pubblico, 40-15, 5-2 il vantaggio di Marchisio Nocciole Cortemiglia. Potrebbe arrivarsi un punto prima della pausa, altrimenti vedremo. Però se Fabio Gallina non dice forse... No, io intanto volevo farti notare il palleggio coi piedi di Stefano Boffa, che gioca con un calzettone tirato su e l'altro tirato giù, probabilmente è una questione scaramantica. Probabilmente. Mentre Rivetti li ha tutti e due abbassati, invece sia Max anche l'anno scorso Federico Gatto aveva la manica fucsia. C'è ancora quest'anno, sì, però non porta bene come l'anno scorso. Non porta bene come l'anno scorso. Tra l'altro, a proposito di Federico Gatto e dei fratelli Gatto, la nostra prossima diretta, intanto direi che il primo tempo, no, non finisce ancora qua. Sì finisce qua. 6-2, dopo un'ora e mezza esatta di gioco qui allo Sferisterio di Cortemiglia, l'andamento dei giochi 1-0, 1 pari, 5-1, 5-2, 6-2 a fine primo tempo per Marchisio Nocciole Cortemiglia, con i due giochi conquistati dalla Pallopugno Albeisa senza concedere 15 ai cortemigliesi, 4 giochi ai vantaggi, di cui 2 su caccia unica conquistati dalla Marchisio Nocciole Cortemiglia. 22:45, l'arbitro è Daniele Santini, fischia l'inizio del secondo tempo con Marchisio Nocciole Cortemiglia in vantaggio 6-2. Per chi si fosse sintonizzato soltanto da pochi minuti, vi raccontiamo velocemente come è andato il primo tempo con un batti e ribatti all'inizio, 1-0 Cortemiglia, 1 pari con un gioco a 0 per la Pallapugno Albeisa, poi Cortemiglia che è andato avanti fin sul 5-1, 5-2, 6-2 al riposo. Abbiamo fatto il nostro pronostico, sì. Fabio Gallina, Paolo Tibaldi e Corrado Locco, nessuno di noi ha detto lo stesso risultato, possiamo dire, lo svegliamo poi alla fine? O... Sì, direi di sì perché se non sarebbe corretto, alla fine diremo chi di noi tre ha ragione, se qualcuno di noi tre avrà ragione. Mamma mia questo pallone di Massimo Vacchetto abbassato, che pallone insidioso. No, tra l'altro abbiamo detto tutti la vittoria di una squadra, beh lì è abbastanza facile capire quale può essere, però per cosa si è visto nel primo tempo, però il risultato, nonostante da una parte dovrà essere per forza 9, nell'altra parte diversa da tutti e tre, vediamo chi la imbrocca e lì dimostra chi ne capisce di più di pallapugno e calcolando che soprattutto per anzianità di servizio forse Corrado è quello che ne capisce di più. Tu hai idea di quante... Io punto sulla fortuna del principiante, visto che sono dei tre quello che ne capisce di meno e ha meno esperienze sia da spettatore, zero da giocatore. Hai idea di quante partite avrai visto in vita tua? Beh, assolutamente no, ma tieni conto che la prima l'ho vista a 9 anni, quindi insomma
centinaia. Adesso ne hai 39, quindi. Sì, anche un po' di più. E più quindi IVA. Diciamo che, ma non so, 500-600 partite penso di averle viste, forse anche di più, non lo so. Tanto abbiamo seguito la battuta di Paolo Vacchetto, Massimo, ancora Paolo, la palla molto vicino al muro, non riesce a trattenerla con la mano sinistra Lorenzo Bolla. Abbiamo messo 4 calci, passò come si dice. Saluto anche il signor Carlo, segnapunti, Carlo Manfredini, Gabriele Moretto il portacalcio, l'arbitro Daniele Santini con Gabriella Maestro. Giocatori in campo, non ci sono state variazioni, ovviamente nel Corte Emilia non ci possono essere perché non c'erano giocatori a disposizione, quindi Max Vacchetto, Stefano Boffa con Francesco Rivetti e Riccardo Maestro Terzini. Per quanto riguarda la formazione della Pallapugno Albesa, formazione ricordiamolo capolista in Serie A con una sola sconfitta fino a questo punto subita in casa al Mermet proprio da Corte Emilia, in campo con Paolo Vacchetto, Nenad Milosiev, Lorenzo Bolla e Roberto Drago. E adesso ci giochiamo la prima caccia del secondo tempo, la caccia più favorevole, quindi più facile da conquistare per la Pallapugno Albesa. Batte Max, ricaccia Paolo, ancora Max, mamma mia che pallone che ha staccato dal muro, ancora Paolo, bellissimo questo colpo, la palla che tocca la rete, a questo punto deve arrendersi Max su questo pallone, ma direi che Max, per quanto riguarda i palloni in battuta, quando è in battuta vicino al muro, ha preso molto bene le misure. Beh sì sì, lui è, al di là che ha delle doti tecniche che gli permettono di giocare bene quasi dappertutto, poi giocando qua da due stagioni, questa è la terza, ha preso le misure benissimo e sa sfruttare anche molto bene il muro, diciamo l'appoggio anomalo qui di Corte Emilia, che ha delle irregolarità che lui riesce a sfruttare quasi sempre molto, molto bene. Caccia questa invece favorevole a Vacchetto, Massimo, ricaccia Paolo, la palla tocca il muro, deve tirarci Max, anzi gli dicono doppio, addirittura lui l'appoggia e conquista questo 15. 15 pare. La battuta di Max, anche questa caccia è favorevole a Corte Emilia, ricaccia Paolo, volo Max. Paolo, ancora Corte Emilia e poi Lorenzo Bolla che firma la sua personalissima intra portando in vantaggio la Pallapugno Albesa 30-15. Non so se hai notato cosa gli ha detto Lorenzo Bolla, gli ha detto piano al suo capitano. Ma sì, forse perché pensava che, ha visto che è partito molto di corsa per andare incontro al pallone, forse temeva che corresse forse fin troppo e rischiasse magari di prendersi la palla un po' addosso, quindi lo ha guidato bene e alla fine ha avuto ragione lui. Caccia sui piedi per Max. Questa è la pipa di cui parlavamo prima, questa l'ha sfruttata anche con un po' di buona sorte, comunque serve anche quello, quindi siamo 30 pari. 30 pari, una battuta corta che ha colpito questa sporgenza bassa nel muro dello sferisterio di Corte Emilia, la palla si è allargata tantissimo, nulla da fare per i giocatori della Pallapugno Albesa. 30 pari in questo inizio di secondo tempo, sferisterio di Corte Emilia, partita che apre la quarta giornata di ritorno del campionato italiano di Serie A, trofeo Banca d'Alba. La battuta di Max, ricaccia Paolo, palla che va a toccare la rete, si allarga, Max al salto, Milosiev commette fallo, il centrale albese. Sì, non è il primo errore che commette in quella posizione questa sera, si vede che non riesce a trovare bene le misure perché ha fatto due o tre falli simili a quello che abbiamo appena visto, quindi Massimo Vacchetto è bravo a sfruttare ogni situazione, era in difficoltà, ha giocato una palla in mezzo al campo e poi è stato anche premiato dall'errore dell'avversario, però grande concretezza come sempre di Massimo, che fa spettacolo quando serve, ma quando serve bada al sodo. La battuta di Max, ricaccia Paolo, ferma poi Boffa, una caccia sui 30, forse anche qualcosa di più, anche 40 metri.
c'è il cambio di campo perché abbiamo Cortemiglia in vantaggio 40-30. Volevo, adesso chiamiamo Paolo in diretta nuovamente perché abbiamo scatenato un battibeuglio sull'intra in pratica. Abbiamo scatenato un battibeuglio sull'intra perché abbiamo chi dice Walter Amandola dice in italiano volata è femminile, perché comunque anche la, sì, la, sì, la volata giusto, ci sta. Certo, poi vediamo un po'. È bizzarro perché in latino significa l'esatto contrario. Sì, cioè sì, 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 questo è interessante. Sembra quasi un paradosso, intra, cioè dentro. Vuol dire introspettivo, vuol dire interiore. Cioè, ma come diceva il grande Corrado alla corrida, non finisce qui. Sì, sì, sì. Perché abbiamo la battuta di Paolo ne Vacchetto. Vedremo delle belle. Ricaccia non bene Max Vacchetto, che permette alla Pallapugno Albesa di andare sul 40 pari. Alessandro dice: a proposito di intra, avevo letto che significa entra. In effetti, in alcune parole del Piemonte, entrare si dice intre. Sì. Entre. È un po' francese anche. Sì, no, è nella pianura cuneese, perché a Fossano, per esempio, quando qui diciamo invece Wilmeste Quente, alla disuria Wilmeste Caintra, quindi è vero che entra. Quindi secondo Alessandra, non Alessandro, chiedo scusa, quindi secondo me un verbo è come tale, è senza sesso. È calda. O senza genere, adesso bisogna parlare di genere. Tra l'altro che pallonaccio veramente che ha fatto Max Vacchetto, costringe al fallo Paolo e quindi Cortemiglia in vantaggio 40-30 su questo primo vantaggio. Rimane una caccia a disposizione, non ho capito che gesti sta facendo l'arbitro verso la panchina. Saluto Mauro. Mauro che dice, ripeto, finalmente Max non molla partita. Ah no, beh, questo non lo leggo in diretta, leggetelo voi. La battuta di Paolo. La palla va giù e quindi viene messa una caccia. No, niente, no, leggetela voi. Non ha fatto caccia, ha fatto intra per stare. Ha fatto intra, per stare quindi ha fatto gioco. Ha fatto gioco, sì. Eh sì, ha fatto gioco. Ma mi sono distratto un attimo con il... Si è giocato una palla rasoterra, Milosiev non l'ha trattenuta e neanche Paolo Vacchetto dietro, quindi ennesimo gioco tra su 40 pari vinto da Cortemiglia, che continua a non perdere un colpo quando i giochi sono combattuti. Siamo due fratelli, c'è sempre questa... in passato si parlava e si diceva intanto fallo al largo di Paolo, dice che praticamente... c'era magari un aiuto da parte di uno piuttosto che l'altro, non sta a noi dirlo, non sta a me dirlo sicuramente. Ma per quanto conosco e penso di conoscere abbastanza bene Massimo, è uno a cui non piace perdere neanche in amichevole, per cui non credo che infatti, queste cose, poi infatti, per carità. Infatti. Poi sono chiacchiere, poi si può parlare di tutto, però penso che non, poi stasera finora sta giocando, anzi... quando i palloni sono decisivi li gioca ancora meglio, quindi. Come utilizzando un termine del nostro regista Andrea Icardi, almeno intanto grandissimo pallone questa volta Nenad Milosiev, ha giocato benissimo, ha giocato molto, molto difficile, ha fatto un gran pallone veramente. Il termine utilizzato dal nostro regista è sderenare, quando però è un po' pericoloso da utilizzare sul 7-2, è un po' pericoloso, no? Non lo usiamo. Andiamo a giocarci un altro pallone, la battuta di Paolo, la risposta di Max, ancora Paolo che deve salvarsi proprio in extremis e c'è un fallo o un intra, no fallo. Fallo di Rivetti, sì. Fallo di Rivetti, 15 pari. C'è stato un po' di afflosciamento della partita in questo momento, cioè sul 7-2 si è creato un po' di... vedremo un po' se ci sarà un tentativo di rimonta da parte della Pallapugno Albesa.
di Paolo Vacchetto e compagni. Sotto di 5 giochi, la battuta è quella di Paolo, la risposta è quella di Massimo. Palla che va ad attaccarsi al muro, altro pallone spettacolare di Max Vacchetto che mette una caccia laggiù in fondo. Sicuramente abbiamo visto dei bei colpi, non solo da parte di sicuramente Max. Sì, anche a metà campo i terzini e le due spalle hanno fatto delle belle giocate, quindi al di là del punteggio che insomma fa presagire un incontro, cioè fa intuire un incontro un po' a senso unico fino adesso, però le giocate di qualità non sono mancate, anche perché i giocatori di qualità in campo ci sono in tutte e due le squadre, quindi i bei colpi si vedono anche se la partita finora non è equilibrata, o perlomeno non lo è nel punteggio, perché poi i giochi 40 pari ce ne sono stati parecchi, esatto. Il fatto che li ha fatti tutti quarti miglia finora. Esatto. Max ricaccia questo pallone che tocca il muro, si allarga, al distacco Paolo, pallone tutt'altro che facile per il capitano della Pallapugno Albesa, è ancora lì, questa volta lo aspetta al salto dopo il rimbalzo Paolo, guadagna ancora qualche metro Massimo che può fare male da quella distanza, non è incisivissimo su questo pallone, ancora Paolo, aspetta al salto Massimo che va a colpire questo pallone, lo gioca lì verso il muro, lo piazza molto bene, ancora Paolo. E poi Boffa che colpisce questa palla e la manda sul fondo. Stefano Boffa che rifinisce un batti e ribatti. Sì, Massimo sta sfruttando molto bene il muro dal ricaccio, mette molte volte in difficoltà il fratello con questi palloni nell'angolo e poi qui Boffa l'ha chiusa molto bene. Stanno per scoccare le 11 della sera quando si gioca da due ore, compreso il riposo tra il primo e il secondo tempo. Naturalmente la partita è cominciata mezz'ora in ritardo, è cominciata alle 21 perché si è dato il tempo ai giocatori di riscaldarsi, in quanto nel pomeriggio si è giocata una partita degli allievi che si è protratta un po' più a lungo e quindi d'accordo tra i due capitani e l'arbitro si è deciso di cominciare mezz'ora dopo e quindi sono due le ore di partita effettiva, naturalmente riposo compreso, i 10 minuti di riposo. E Max è pronto a battere questo pallone con la caccia che è favorevole ad Alba, ricaccia Paolo, Max abbassa questo pallone, ci stanno al secondo rimbalzo i giocatori di Alba che pareggiano i conti, 30 pari, adesso caccia sui piedi per Max Vacchetto, intanto si è scatenato il dibattito di Mauro, insomma, che ha stuzzicato e quindi tantissimi messaggi questa sera, noi naturalmente vi ringraziamo per essere all'ascolto e anche per dibattere, perché comunque ci sta. La battuta di Max, la palla che tocca il muro, si allarga tantissimo, alza Paolo, al volo Max, ancora Paolo, non ce la fa a fare intra, alla fine la spunta l'Albese, sì. Il punto l'ha fatto Drago perché si è ancora salvato veramente alle corde Max Vacchetto e poi Roberto Drago è stato bravo, tra l'altro a distanza ravvicinata, andare a prendere il pallone e a depositarlo in intra. La battuta di Max, palla molto ben battuta, si allarga dagli 82 metri Paolo, di braccialetto Boffa, Milosiev, la palla che si salva a un paio di metri dal fondo, dove il giudice di battuta Gabriella Maestro va a segnare la caccia. Cambio campo. La battuta di Paolo Vacchetto ha una caccia sui piedi, può portarsi a 3 per quanto riguarda il numero dei giochi sulla parte di tabellone, ci prova Max ma la palla va in fallo e quindi un gioco per parte all'inizio del
Secondo tempo, il primo gioco per Cortemiglia, il secondo per Alba, risultato 7-3 per Marchisio Nocciola e Cortemiglia. Gioco numero 11 al via con Paolo Vacchetto in battuta, Paolo Vacchetto pronto con la sua rincorsa per mettere le quattro cacce di questo undicesimo gioco. La battuta di Paolo, la risposta al volo di Massimo, gioca la palla benissimo il capitano di Cortemiglia e intra di Riccardo Maestro, 15-0 per la formazione di casa. L'ha fatta Maestro, no? Sì, sì, l'ha fatta Maestro su un bel ricaccio di Massimo, ha concluso bene il punto. Sì. Chiedo a voi che ci vedete fin laggiù in fondo. Potrei chiedere al mio amico Marco Zunino, che è arrivato ora, di prestarmi gli occhiali almeno. La ricorsa e la battuta di Paolo. Risponde Max. E palla che va in intra. Sì, 30-0. L'ha valutata male forse Paolo. Non è arrivato non bene sulla palla. Voleva cercare di fermarla, poi la palla è passata sotto. Quindi un inizio di nuovo di gioco molto... molto favorevole ai padroni di casa, che si sono trovati già con due punti di vantaggio senza faticare molto. Seguiamo ancora una battuta di Paolo. Volo Max. E grandissimo intervento di Roberto Bello, Drago. E non è il primo pallone che fa. Mamma questa sera. Mamma mia, che pallone Roberto molto, Drago. Molto bello, era una palla ben colpita, lui era piazzato, l'ha incontrata molto bene. E Max che si arrabbia giustamente. E Max non ha gradito, perché quando ti fanno un bel pallone, al di là dell'apprezzamento, però cioè, l'aveva giocata bene la palla Max, ma qui è stato molto, molto bravo Drago e non è, ripeto, non è la prima palla molto, molto bella che fa questa sera. L'ha anticipato bene. Infatti l'imprecazione che diceva è sempre in mano. 30-15 per Cortemiglia. Questa è praticamente il gioco delle intra che abbiamo. Finora sì. Che abbiamo, così, di cui abbiamo parlato gran parte di questa serata. Questo batti e ribatti di ferma Milosio caccia sui 35 metri. Questa volta Drago non è stato determinante, incisivo come il pallone precedente, anzi incisivo e determinante. Tra il primo e il secondo tempo sono stato a farmi un giro intorno allo sferisterio. A me piace sempre andare un attimo a disintossicarmi dallo sferisterio per una decina di minuti e devo dire che qui a Cortemiglia hanno realizzato un centro sportivo veramente bello, bello, perché c'è il campo da padel, c'è un campo da beach volley, là dietro c'è una pedana dove si può giocare a calcetto. Intanto sembra che abbiano preso di mira Roberto Drago in questo momento. Sì, che risponde quasi sempre in maniera molto, molto efficace, tra l'altro. E noi facciamo cambio campo. La battuta di Max. 7-3 è il suo vantaggio, 30-15 in questo undicesimo gioco, la caccia intorno ai 30 metri, Paolo Vacchetto che risponde molto bene a questa battuta di Max, che adesso deve correre ai ripari e lo fa alzando questo pallone, viene indietro addirittura Paolo Vacchetto che colpisce, gioca la palla, ancora Max al volo. Bellissimi questi scambi, bellissimi questi colpi dei due capitani, ancora Max che abbassa il pallone e alla fine bravo Roberto Drago, bravo Roberto Drago. Bellissimo, uno scambio molto, molto bello, forse il più bello di questa partita fino a questo momento. È bello anche l'epilogo con l'intervento di Drago in tuffo, che non era semplice, perché Massimo in difficoltà ha cercato di giocare una palla in diagonale bassa, era una buona idea, ma Drago ha fatto buona guardia, quindi un punto importante alla fine di uno scambio molto, molto spettacolare. La parata come un portiere. Sì, praticamente sì. E adesso caccia favorevole ad Alba. Con la battuta di Max risponde Paolo, pallone che si muove molto, vediamo come si salva ancora e lo fa decisamente bene Max. Paolo,
che gioca questa palla, guadagna un po' di metri Max, che può ora impensierire il fratello. La palla arriva fino agli 80 metri. Paolo abbassa questo pallone, in tuffo da una parte e dall'altra. Rivetti e Boffa, la palla passa. 40-30 per la palla a pugno al base. La remontada potrebbe essere? No, beh, tu sicuramente o io o te tifiamo perché questo gioco venga fatto dalla palla a pugno al base. O io o te o Corrado, dipende. Ormai. Vabbè, Corrado ha detto che finiva 9-3, diciamo. E quindi, quindi penso di aver sbagliato il pronostico. Ma non è detto. Non è detto, ma insomma, diciamo che... Perché c'è sempre Max che è in battuta e quindi tutto può ancora succedere. Milosiev, attenzione, perché questo è un pallone molto favorevole a Max, che lo gioca lì verso il muro, ma c'è Lorenzo Bolla che corre ai ripari e poi Max che mette una caccia sui 17-18 metri. Cambio campo. La battuta di Paolo ha una caccia favorevole, può mettere il 4 dalla sua parte del punteggio. Vediamo Max cosa ne pensa con questo colpo. Gioco per la palla a pugno al Beisa. 7-4 è il vantaggio di Marchisio Nocciole Cortemiglia, dal 6-2 al riposo, 7-2, 7-3 e adesso 7-4. Potremmo aver sbagliato tutti e due. Ma come diceva il grandissimo telecronista di tennis Rino Tommasi, i pronostici li sbaglia solo chi li fa, quindi io l'ho fatto, l'ho sbagliato, e pazienza. C'è anche il nostro regista Andrea Carri che ha fatto il suo pronostico, lui tutte le volte il pronostico dice 9-8 e quindi... E ci azzecca. Beh, è ancora in tempo, può ancora azzeccarla. La battuta di Paolo. Allargo, tira Max, Drago, questa volta non riesce a trattenere bene il pallone, la palla scivola via, la ferma Paolo sui 25 metri. La battuta di Paolo. Volo Max. Missile terra-aria sul quale non arriva nessuno. Altra caccia laggiù in fondo. Altra battuta di Paolo Vacchetto, capitano della palla pugno al Beisa. Volo Max. Urca! Fallo di Cortemiglia e quindi il 15 per la formazione della palla pugno al Beisa. Altra battuta di Paolo. La sua rincorsa, il suo colpo molto alto, a largo, risponde Max. Milosiev non trattiene, ferma poi Paolo, caccia giù in fondo. 7-4 per Cortemiglia, 15-0 per Alba in questo 12° gioco, c'è il cambio di campo. Battuta Max Vacchetto, capitano del Marchisio Nocciole Cortemiglia. Battuta molto profonda, è sugli 80 metri, si trova praticamente il pallone quasi sopra la testa a Paolo, che riesce a ricacciare ma non in maniera pulita, e si pareggiano i 15 pari. La battuta di Max, altra caccia favorevole a Cortemiglia, altra battuta profonda, questa volta risponde a tono Paolo, ancora Max, la palla torna su, mamma mia che sventola, e poi non riesce a colpire bene Paolo, che poi si lamenta con se stesso e dice aspetta al salto, non so come sarebbe andato questo pallone al salto. Ma probabilmente la palla era molto alta, per cui può anche essere che il rimbalzo fosse corto, quindi potesse colpire bene al salto. È chiaro che
ci ha provato al volo, perché comunque al volo se la palla la colpisci viaggia di più, quindi l'idea non era sbagliata. Poi avendo sbagliato il colpo forse ha avuto il rimpianto di non aver giocato al salto, ma sul momento l'intenzione poteva anche essere giusta, quella di tentare la giocata al volo. La battuta di Max, la risposta di Paolo, la caccia è sempre laggiù e poi abbassa questo pallone Max, non ce l'è per nessuno. Quando abbassa il pallone così è molto difficile intercettarlo. 40 a 15 in rimonta la formazione di Cortemiglia, da 15-0 per Alba, passa in vantaggio 40 a 15 ed è vicinissima al ottavo punto nel suo punteggio. Andiamo a mettere una caccia, forse, perché siamo sul 40-15. Forse, ho detto forse, Paolo, sì. Ricaccia Paolo. Ancora Max. Paolo al volo, la palla. Scusami. No, avevi qualcosa da dire sul mio forse? No, sì, perché quando Fabio dice forse questa cosa non si avvera, ma siamo nel caso di... Ma non è vero, ma perché? Forse la caccia viene messa ed è messa. Contrariamente a quanto si pronosticava. Caro Fabio. Allora, Paolo, volevamo leggere un po' di messaggi. Non la vedo perché ce ne sono tantissimi. Questa sera mi sono veramente perso. Volevo fare un saluto ad Anna. Ciao Anna. Anna che dice stasera, Anna ci ha raccontato già nelle precedenti puntate che ha avuto insomma dei problemi di salute, ha fatto un intervento, adesso non ricordo bene, e dice un po' male, ma la partita la vedo volentieri. Ecco, ci fa molto piacere poterti tenere compagnia questa sera e, come dire, alleviarti un po' il dolore dovuto un po' a quello che hai fatto, giusto Paolo? Giusto, a volte appunto lo sport, lo svago da spettatore di pallapugni può anche essere veramente un viatico per una convalescenza più, non dico gradevole, ma meno dolorosa. Abbiamo la spiegazione, intanto Paolo che batte questo pallone, Max, va indietro Paolo quasi alle corde, si salva ancora, corre avanti Massimo, voglio vedere che cosa si inventa col mancino, signore e signori, ma che cosa ha fatto Max Vacchetto col mancino. Ora colpisce col destro, mamma mia che pallone Massimo Vacchetto col mancino, sì. Ragazzi, che spettacolo, gioco Cortemiglia 8-4. Vorrei far commentare questo colpo di mancino anche a Corrado, sì, soprattutto. Ci ha creduto dopo che Paolo si era difeso molto bene e ha colpito, tra l'altro, oltre ad aver colpito ha anche fatto comunque parecchi metri, quindi ha colpito tra l'altro a mano nuda ovviamente, dimostrando una grande coordinazione anche con la mano sbagliata, diciamo così. Poi il pallone successivo è stato uno dei suoi palloni, diciamo, della casa, fallo, la specialità della casa, fallo in battuta, il gioco, però ci ha provato molto bene, un gran colpo di sinistro che è stato anche con esultanza dopo il punto, quindi evidentemente insomma, sta spingendo, sta cercando di chiudere prima possibile. C'è qualcuno che sta gongolando qua, perché c'è un 8-4. Io, con... no, io ormai sono fuori gioco perché dicevo 9-3, quindi ormai non è più una questione mia il punteggio finale. Ricaccia Max, Paolo, Rivetti, signori, Rivetti in tuffo, 30-0. No, soltanto una cosa, Anna dice che dal 28 di dicembre che sono caduta e l'hanno operata il 4 di maggio, ma non è ancora a posto. Comunque Anna, se possiamo in qualche modo alleviarti un po' di dolore con le nostre chiacchiere, ci fa piacere. Ci fa molto piacere. Saluto anche a Tito. Wow, ragazzi, si chiama Tito, gioca anche a pallapugno qua del posto, qua di Cortemiglia. La battuta di Paolo, Max, ancora Paolo, boffa e Paolo questa volta manda la palla, no, è fallo, credo, riga piena, 40-0, zero cacce e quindi
zero cacce messe, gioco di praticamente di falli, di inter, di, adesso mi sono perso la situazione. Giovanni chiede, avremo un giorno tre Vacchetto in Serie A? Non lo so, è probabile, io ammetto di non aver seguito molto la B quest'anno, quindi non mi esprimo. Sicuramente Alessandro Vacchetto ha fatto vedere anche negli anni scorsi di avere delle qualità, il DNA è quello. Non lo so, può anche succedere, può essere anche, credo sia, sarebbe una cosa storica, credo mai avvenuta prima, di tre fratelli in Serie A. Comunque sta andando bene, anche se domenica scorsa l'ultimo incontro di campionato lo ha perso, però è un giovane emergente, per cui insomma, glielo auguriamo e sicuramente sì. Attenzione alla battuta di Paolo Vacchetto, questo è il primo match ball di Corte Emilia. Ricaccia Massimo, forse ha fatto bene a non lasciarlo. Paolo boffa, mettiamo la caccia, facciamo il cambio di campo. Ha fatto bene forse a non lasciarlo, perché mi sembrava buono il pallone, secondo me anche, però non lo so. Ma soprattutto gli ha detto lascia, ma Massimo secondo me aveva tutta l'intenzione di chiudere questo gioco con un intra al largo, perché l'ha fatto prima col mancino, adesso voleva farlo col destro e fare uno dei colpi più spettacolari, che è quello di portarsi verso l'esterno, colpire il pallone col destro e buttarlo nel cosiddetto canton di sotto. Ha provato a chiudere in bellezza, non ci è riuscito, ma comunque ha una caccia comunque adesso molto, molto favorevole. In caso di vittoria del Corte Emilia per 9-4, qualcuno qua festeggerà, che potrei essere io, potrebbe essere Paolo, chi lo sa, lo sveleremo poi alla fine. Volevo vedere soltanto, sarebbe il decimo punto per Corte Emilia, che si porta ad una lunghezza dalla palla pugno al base. Rimarrebbe quindi al secondo posto, facendo scendere al terzo l'Imperiese. L'Imperiese che però deve ancora giocare la sua partita e finisce. No. Sì, finisce qui. 9-4 il risultato finale, signore e signori, dobbiamo inchinarci a Massimo Vacchetto, a Nocciole Marchisio Corte Emilia, ma a tutti questi giocatori che ci hanno fatto vivere una bella serata di sport e di pallapugno. Naturalmente ci dobbiamo inchinare a Massimo Vacchetto, che ha giocato dei colpi meravigliosi, e a te dobbiamo inchinarci a Paolo Tibaldi, che ha imbroccato il che dimostra che ne capisce molto più di noi due. No, il culo del principiante. No, esatto, la fortuna del principiante. Io ringrazio tantissimo Fabio Gallina per l'invito a essere qui con voi questa sera, e Corrado Locco per aver condiviso questa serata condotta dalla regia impeccabile come sempre di Andrei Cardi.